Alessandro Montesi, uno dei volti nuovi in casa Vastese, oltre un mese di preparazione, tanti allenamenti congiunti, ma questa è la settimana clou. Si parte domenica prossima, esordio in casa del Fano. Come sta la Vastese? Sicuramente stiamo preparando benissimo il primo appuntamento della stagione, siamo molto carichi, stiamo lavorando, come hai detto te, già da un mese e passa. Abbiamo fatto un buon precampionato, ho trovato veramente un gruppo di ragazzi seri che hanno voglia di crescere, di migliorare, quindi siamo carichi, pronti per domenica a Fano. La tua carriera parla, non sono io a doverla raccontare, tantissime stagioni nel Lazio, una sola stagione nelle Marche a San Benedetto. Perché la scelta a 25 anni di provare l'esperienza in Abruzzo? Ma devo dire, quando mi è arrivata la chiamata della Vastese ci ho messo poco a decidere, perché l'anno scorso giocandoci contro hanno fatto veramente una buona impressione, avevo trovato una squadra molto organizzata, poi sai, in questo mondo ci si parla e ho avuto tanti feedback positivi e quindi ho subito accettato questa chiamata, perché comunque è una società per la categoria molto gloriosa, è una società importante, quindi sono molto carico e contento di aver fatto questa scelta. Visto da fuori, mister D'Addario è un perfezionista, un meticoloso. Da dentro che cosa ci puoi raccontare? Beh, il mister giustamente ci chiede tanto, noi cercheremo di dargli tanto, di ripagare ovviamente la sua fiducia, quello che lui insomma ci chiede. È un lavoratore, è uno che, come già ho detto, pretende tanto da noi e noi siamo qui per cercare di ripagarlo e di fare il massimo. Non so se qualcuno te l'ha già accennato, non è un derby, ma la partita Fano-Vastese è una di quelle più sentite del girone. Si parte subito forte. Che promessa puoi fare ai tifosi? Ma quello che posso dire ai tifosi è che sicuramente andremo lì cercando di portare a casa la posta in palio, quindi 3 punti, perché è una partita per noi importante, l'aspettiamo dal 2 di agosto, quindi siamo carichissimi e daremo tutto in campo per cercare di portare a casa i 3 punti e andremo ad affrontare una grande squadra, perché il Fano comunque è una grande squadra, ma noi non abbiamo paura di nulla e saremo sicuramente all'altezza.